Buongiorno a tutti, sono reduce da 3 giorni di stage qui da noi alla tenuta La Mandria e mi viene da fare una considerazione che si collega all'ultima chiacchierata che avevo fatto qualche giorno fa a proposito dell'istruttore di base. L'istruttore di base non può lavorare se non ha uno strumento adeguato, che è il cavallo. Perché è vero che è necessaria una struttura, è vero che è necessario una cavallerizza, un maneggio, un rettangolo, un campo da lavoro, un maneggio coperto se si è in una zona climaticamente non particolarmente asciutta, ma è vero che è necessario avere dei buoni cavalli da scuola. Il cavallo da scuola è il quaderno. Su cui, anzi, non è il quaderno, è il libro su cui l'allievo studia. L'istruttore, che è l'insegnante, non può spiegare se l'allievo non ha un buon libro. Il quaderno per l'allievo sarà poi il giovane cavallo che si porterà avanti, ma il libro su cui studiare è il cavallo da scuola. Bisogna investire sul cavallo da scuola. È necessario avere dei buoni scavalli da scuola, oltre che avere delle buone bardature. Perché è impensabile mettere un allievo a lavorare su degli strumenti che sono da fakiro e non sono selle, ma è necessario avere dei buoni cavalli da scuola. Io in questi giorni mi sono proprio ulteriormente reso conto di quello. Noi abbiamo dei cavalli qua che sono cavalli che ci siamo portati avanti noi, cavalli alcuni non più giovanissimi, alcuni con dei precedenti di cavalli da competizione, qualche cavallo di famiglia nostra, con cui i miei figli o io stesso abbiamo fatto delle gare sia di salto ostacoli che di completo. Messi in lavoro in scuola danno la possibilità agli allievi di imparare veramente. È inutile che io metta un allievo a cavallo metta un allievo su un cavallo che non ha addestramento di base. È inutile che io metta un allievo su un cavallo che non lo porta. È inutile che io metta l'allievo su un cavallo che non gli fa sentire determinate situazioni. Perché quando io parlo a un allievo della flessione, parlo a un allievo della bascula del cavallo sul salto, quando cerco di spiegare il contatto che lui deve prendere con la bocca del cavallo in modo che il cavallo si appoggi. E beh, se non c'è un cavallo, se l'allievo monta un cavallo che non conosce queste cose, l'allievo non potrà mai sentirle. Quindi io sono fortunato ad avere questi cavalli, li ho portati avanti negli anni. È necessario che le scuole investano sui cavalli da scuola. Non possiamo mettere in scuola, non si può pensare di mettere in scuola degli scarti, dei cavalli incolti, ecco, diciamo incolti, magari buoni, magari bravi, magari pazienti, ma incolti. Stesso dicasi per i pony, ovviamente. Non è facile trovare il cavallo da scuola, questo è evidente. Io dico sempre che il buon cavallo da scuola non ha prezzo, non ha prezzo perché. Il buon cavallo da scuola, così come l'istruttore di base, è un po' come il pizzaiolo in una pizzeria. Il buon pizzaiolo fa o disfa la fortuna di una pizzeria. Io vado in pizzeria se la pizza è buona. Se la pizza non è buona non ci vado. Allora, il buon pizzaiolo fa e disfa la pizzeria, la clientela di una pizzeria. Il buon cavallo da scuola, il buon istruttore di base, fa o disfa la fortuna di una scuola di equitazione. Che scuola deve essere? Che scuola deve essere? Con tutto quello che ne consegue, perché essere scuola, essere sede di una scuola vuol dire avere anche oggi parlare di queste cose è un po' difficile, ma un rigore. Io credo che per un allievo fare parte di una scuola vuole dire fare parte di un gruppo di lavoro, vuole dire sposare una certa etica e una certa mentalità nei confronti di se stesso, degli altri e del cavallo.
E questa è un'altra cosa molto importante che oggi si tende un po' a dimenticare, perché vabbè, montare a cavallo è un po' sporco, non importa, io non ho gli stivali puliti, non importa. Ma, no, bisogna ricordarsi di tutte le particolarità. Cavaliere 1 è allievo di una scuola di equitazione se sposa una certa mentalità. E questa è, secondo me, una cosa molto importante. Ultima cosa che mi viene così, l'ultima riflessione che mi viene da fare è questa. L'istruttore di equitazione deve essere orgoglioso di essere un istruttore di equitazione. Non è un ripiego essere un istruttore di equitazione, non è una cosa che si può fare a tempo perso. Essere istruttore di equitazione è essere l'insegnante di qualcuno. Essere insegnante di qualcuno vuol dire essere di esempio anche, soprattutto per i giovani. E questa è un'altra cosa molto importante. Dobbiamo essere fieri del nostro lavoro. E alla sera, io ieri sera sono venuto in casa, ho finito, erano le 6:30, le 7, le 8, era veramente distrutto da questi 20 giorni di stage continuati e pressanti. Con più riprese al giorno, ma ero soddisfatto, contento, mi ha fatto piacere fare questo lavoro con i miei allievi. A parte, i miei allievi sono straordinari, mi seguono in modo meraviglioso, sia i giovani che gli adulti. Ma ero contento, stanco ma contento. Noi istruttori dobbiamo arrivare a questo, essere contenti di quello che facciamo, non pensare alla lezione come un peso e pensare semplicemente quello che dicevo l'altra volta al cliente come un qualche cosa da, vabbè, che prima o poi comprerà il cavallo privato, poi lo porto a fare la gara. No, l'allievo dipende da noi, impara da noi, è una spugna e noi dobbiamo renderlo cosciente di questo. E dobbiamo rendere le nostre lezioni interessanti per lui. Ecco, interessanti. Questo lo continuo a dire e lo ribadisco. Non possono essere lezioni interessanti se non ho l'attrezzatura idonea, e per attrezzatura intendo la struttura della scuola e anche il cavallo. Approfitto per ringraziare tutti gli allievi che mi hanno seguito in questi stage e per ringraziare i miei cavalli che sono straordinari. Sono animali. Ieri facevo l'ultima lezione, li ho carezzati tutti, sono stato con loro un po', stamattina presto sono sceso in scuderia. Quello che ti dà un cavallo, ma non lo so quale altro essere vivente te lo può dare. Il cavallo ti entra nell'animo. Ti stravolge delle volte l'animo. Ed è una sensazione meravigliosa. Auguro una buona giornata a tutti.